Buonasera, ben ritrovati all'edizione serale di TG Cosmos. Andiamo subito alle notizie che hanno interessato oggi, lunedì 21 novembre, con la cronaca in primo piano. Marino Pezzullo, un 45enne di Eboli, ha perso la vita nella tarda mattinata di ieri mentre si trovava a Calvanico per un'escursione in motocross con alcuni amici. Pare che l'uomo nel percorrere un sentiero impervio avrebbe perso il controllo della moto e sarebbe stato trafitto all'inguine da un pezzo di legno su cui è caduto. Il 45enne sarebbe dunque morto dissanguato a causa della ferita provocatagli dall'oggetto contundente. A prestare i primi soccorsi l'ambulanza dell'Associazione La Solidarietà di Fisciano e i vigili del fuoco. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto del tragico incidente anche i carabinieri per i rilievi del caso. Il 45enne era figlio dell'ex senatore ed ex presidente di Confindustria Salerno, Sossio Pezzullo, scomparso nel 2012. E di nuovo nella Vallo di Diano per parlare di ladri in azione in via Sant'Antonio a Sanza, risparmi e denaro che servivano a pagare gli operai di una piccola impresa boschiva custoditi in una cassaforte sono stati portati via dai ladri. Ma vediamo i dettagli nel prossimo servizio. Ancora un furto nel Vallo di Diano, questa volta in un'abitazione di Sanza, in via Calancone. I ladri sono entrati in azione nella tarda mattinata di sabato e, approfittando dell'assenza dei proprietari, dopo aver forzato il portone d'ingresso, hanno avuto tutto il tempo per agire indisturbati e mettersi alla ricerca di denaro e oggetti di valore. I malviventi, dopo aver forzato la cassaforte all'interno dell'abitazione, hanno rubato tutto il denaro contante presente, oro e alcuni gioielli di famiglia. Il valore del colpo messo in atto tra denaro e oggetti di valore avrebbe fruttato ai malviventi circa 40.000 euro. A scoprire il furto sono stati i proprietari al loro rientro dopo aver notato il portone d'ingresso aperto. Non si esclude che i proprietari siano stati seguiti nei giorni scorsi prima di mettere a segno il colpo. In corso le indagini dei carabinieri della locale stazione per risalire all'identità dei responsabili. Continua l'incessante opera di prevenzione e repressione dei reati predatori messi in azione dai carabinieri della compagnia di Agropoli, che soprattutto nel fine settimana amplificano gli sforzi per garantire maggiore sicurezza e serenità alla cittadinanza. Nella tarda serata di sabato a Capaccio Scalo i carabinieri della locale stazione, dopo una serie di accertamenti, hanno denunciato due giovani pregiudicati e dediti alla commissione di reati contro il patrimonio. Nello specifico, i militari hanno sorpreso un 19enne del posto a bordo di un ciclomotore di cui non ha saputo specificare la provenienza e che dai successivi accertamenti è risultato rubato da Agropoli il 3 novembre scorso. Il giorno seguente i militari hanno fermato lo stesso giovane in compagnia di un coetaneo e dopo una perquisizione li hanno trovati in possesso di un telefono cellulare, un iPhone rubato nella mattinata ad una ragazza di Capaccio. L'area furtiva in entrambi i casi è stata restituita e recuperata ai legittimi proprietari, ovviamente, che avevano denunciato il furto, mentre i due malviventi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per ricettazione in concorso. E vandali in azione a Sant'Angelo, le Fratte hanno distrutto con alcuni massi la struttura della Casa dell'Acqua inaugurata il 5 novembre. Oltre alla struttura danneggiata è stato ritrovato anche un biglietto con la scritta «Date prima acqua potabile per le scuole». Sull'accaduto è intransigente il sindaco Michele Laurino, un gesto vergognoso. Come amministrazione stiamo avviando una battaglia affinché l'autore o gli autori vengano individuati. Ci teniamo perché sulla struttura crediamo e che non possono esserci opinioni diverse, visto che si garantisce economicità, garanzia e qualità dell'acqua. Il gesto è un atto di ignoranza totale. Una denuncia è stata fatta ai carabinieri che indagano sul caso. Nell'ultimo periodo a Sant'Angelo le Fratte si sono susseguite sospensioni idriche da parte di Acquedotto Lucano a seguito dell'abbassamento della falda acquifera. E continua l'impegno dei militari dell'ufficio circondariale marittimo Guardia Costiera di Agropoli nelle attività finalizzate alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, dell'ambiente marino e costiero
e della filiera della pesca. Ieri sera un equipaggio in navigazione per attività di addestramento e vigilanza all'interno dell'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate ha intercettato un attrezzo da pesca sprovvisto di identificativo nella zona A di riserva integrale. L'attrezzo, una rete da posta lunga circa 200 metri che sostituiva un pericolo per la sicurezza alla navigazione e alla vita umana in quanto sprovvisto di segnalamenti, è stato posto sotto sequestro a disposizione della competente autorità giudiziaria. E a Polla il TAR blocca l'appalto per la ristrutturazione della scuola media De Amicis. Il comune condannato al pagamento delle spese legali e al rimborso del contributo unificato. Il servizio. È stato aggiudicato in modo illegittimo l'appalto per gli interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola media De Amicis di Polla. A deciderlo con una sentenza di 95 pagine è stato il TAR di Salerno. I giudici hanno accolto i ricorsi presentati dalle ditte che si erano classificate dal secondo al quinto posto nella gara d'appalto ed hanno ritenuto sussistenti le condizioni per l'esclusione della gara sia della ditta vincitrice sia della seconda classificata. Il TAR ha annullato il provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori che erano stati aggiudicati grazie ad un ribasso d'asta del 7,929%. Il progetto esecutivo dei lavori prevede un costo complessivo di 3.752.258,89 euro. La vicenda giudiziaria è iniziata la scorsa estate, quando il TAR ha accolto la richiesta sospensiva del provvedimento di aggiudicazione. A settembre c'è stata la discussione del merito ed ora è arrivata la sentenza. Il comune di Polla e le ditte classificate sia al primo e al secondo posto sono stati condannati al pagamento dei compensi delle spese di lite inerenti ai ricorsi principali per un importo di 4.500 euro in favore delle tre imprese che hanno presentato ricorso. Inoltre dovranno rimborsare i contributi unificati versati dalle ditte. Il settore viabilità della provincia di Salerno ha riaperto al transito. La strada provinciale 16 che collega Caselli in Pittari a Morigerati nel tratto che fu interessato da movimenti franosi lo scorso 22 settembre. Ma i particolari li vediamo nel prossimo servizio. La provincia di Salerno, settore viabilità e infrastrutture, ha riaperto al transito la strada provinciale 16 che collega Caselle in Pittari a Morigerati, nel tratto che fu interessato da movimenti franosi lo scorso 22 di settembre. Alcuni massi si sganciarono dalla parete rocciosa che costeggia l'arteria da una notevole altezza dell'asse, cadendo sulla carreggiata e invadendone una corsia. Fortunatamente la frana della parete non provocò danni a persone o cose, ma alto fu il rischio corso da chi percorre quotidianamente quella strada. Lo scorso 2 novembre il sindaco di Caselle in Pittari, Maurizio Tancredi, ha consegnato all'impresa incaricata i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del tratto che la provincia ha provveduto a riaprire con una ordinanza firmata ieri dalla dirigente Domenico Ranisi. Il comune di Caselle in Pittari, per velocizzare la riapertura della strada, si era fatto carico di gestire i lavori finanziati dalla comunità montana Bussento, Lambro e Mingardo. Abbiamo cercato di mettere in sicurezza la strada il più velocemente possibile, afferma il sindaco Tancredi. Il problema è stato risolto su un ampio versante nel giro di 2 mesi. L'importante è che ora la strada sia stata riaperta al traffico. La strada statale, rimanendo in tema, 517, meglio nota come Bussentina, sarà interessata da alcune limitazioni alla viabilità a partire da oggi, lunedì 21 novembre, fino al 21 dicembre prossimo. Per permettere i lavori di messa in sicurezza della pubblica illuminazione, verrà istituito il senso unico alternato, regolato dall'impianto semaforico in tratti saltuari nel territorio di Buonabitacolo. La limitazione in vigore da oggi al 21 dicembre nella fascia oraria compresa tra le 7:30 e le 16:30, esclusi i giorni festivi e prefestivi. È vietato il sorpasso del limite di velocità per tutti i veicoli nei tratti interessati dal senso unico alternato ed è di 30 km orari.
A Sala Consilina il 26 novembre gli avvocati discutono del referendum con i cittadini. L'incontro è organizzato dall'Associazione Forense Avvocato Igino Cappelli. Vediamo i particolari. L'Associazione Forense Avvocato Igino Cappelli, con il patrocinio del Comune di Sala Consilina, organizza per sabato 26 novembre alle ore 18 presso l'Auditorium ITIS in via Pisacane un incontro di riflessioni sul tema referendum costituzionale. Gli avvocati ne parlano coi cittadini. Dopo i saluti dell'avvocato Antonello Rivellese, presidente dell'Associazione Forense Avvocato Igino Cappelli, e del sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, verranno messi a confronto le ragioni del sì e quelle del no al prossimo referendum del 4 di dicembre. Interverranno gli avvocati Giovanni Nicodemo e Franco Maldonato. L'incontro sarà moderato dal giornalista Giuseppe D'Amico. Per gli avvocati saranno riconosciuti due crediti formativi dal Consiglio dell'Ordine di Lagonegro. Ancora un appuntamento, giovedì 24 novembre a Sapri, dalle ore 9:30, il convegno Turismo e Ambiente, la qualità ambientale come risorsa. Riconoscere il valore di un ambiente incontaminato per tradurlo in forza costruttiva per il turismo del territorio. Fa sventolare lungo tutto il Golfo di Policastro bandiere blu e arancioni, vele e tutti gli altri marchi di qualità per certificare quello che è già evidente, la biodiversità e la ecoricchezza del territorio e renderle attrattrici. E questo è il concept alla base del convegno Turismo e Ambiente, la qualità ambientale come risorsa, organizzato da Assoturismo ITR Vibonati, Distretto Turistico Golfo di Policastro e Legambiente Campania, e in programma giovedì 24 novembre a partire dalle 9:30 presso l'Hotel Tirreno di Sapri. Un'occasione per far confrontare pubblico e privato su ambiente e turismo, macro tematiche su cui si gioca il futuro del comprensorio. Ormai è noto ai più e ci sono già esempi virtuosi in altre parti d'Italia, poter offrire un paesaggio bello e certificato dal punto di vista della sua qualità può aprire le porte non solo ad un numero maggiore di visitatori, ma anche a una diversa tipologia degli stessi, insomma quel turismo di livello superiore che da tempo il territorio invoca. Attorno a un tavolo ci saranno il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, il Parco Nazionale del Cilento, la provincia di Salerno, i sindaci del Golfo di Policastro, in primis Vibonati e Sapri, e gli operatori turistici, per riuscire finalmente a concretizzare quanto ormai da tempo si discute, la creazione di un distretto turistico sostenibile che abbracci l'intero Golfo e che offra qualità ambientale in cambio di turismo di qualità. Il presidente di Legambiente Campania, Michele Buonomo, e il responsabile nazionale del settore turismo di Legambiente, Angelo Gentili, mostreranno come certificare l'intera striscia di mare con le bandiere blu e le aree interne con quelle arancioni o battersi per l'ottenimento delle vele possa aprire nuove opportunità. Certo, sarà necessario un cambio di mentalità, ma qualcosa già si muove. Lo dimostra il protocollo d'intesa sottoscritto dai comuni di Sapri e Vibonati, in cui ci si impegna, tra l'altro, a favorire tra gli enti e le attività all'interno del proprio territorio l'uso di prodotti biologici per la cura del verde o le pulizie. Già tre attività turistiche hanno sperimentato quest'anno l'uso di tali prodotti, senza maggiori costi e con immediati benefici dal punto di vista del benessere generale. Si tratta di aprire e tracciare una strada per seguirla poi convintamente. I tempi e un nuovo turismo più consapevole lo chiedono e giovedì 24 novembre si comincerà a delineare una strategia comune. Diamo la linea al meteo per la situazione per domani. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Nuvolosità sparsa. Vento da ovest-sud-ovest con intensità di 20 km orari. Raffiche fino a 28 km orari. Temperature 11 gradi la minima e 18 gradi la massima.
In sovrimpressione vedete le coordinate per contattarci, inoltre www.cosmostv.it è l'indirizzo per seguire su internet, in streaming, tutto il nostro palinsesto fuori dal raggio d'azione del nostro digitale terrestre, il numero 648 per tutta la provincia di Salerno. Non ci sono aggiornamenti né ulteriori servizi, andiamo in chiusura con il ricordarvi che l'informazione ritornerà per voi domani alle ore 14 con il TG Flash. Buona serata a tutti.